Il Plastico propone la cronologia costruttiva del Castello del Valentino con quattro modelli volumetrici in scala 1 a 500, che riproducono in successione le principali trasformazioni architettoniche dell'edificio, dalla metà del XVI secolo fino alla seconda metà dell'Ottocento. Su un'unica base in legno, quattro targhe visivo-tattili riportano la data del cantiere e una sua sintetica descrizione. A destra di ogni targa, un listello in rilievo ci conduce al modello tridimensionale. La lettura in sequenza e il confronto tra i vari modelli restituiscono i cambiamenti del castello nel tempo. Il primo modello rappresenta il casino fluviale che nel 1564 Emanuele Filiberto, duca di Savoia, acquista da Renato Birago. La dimora signorile extraurbana era situata nella regione del Vallantinum sulla sponda sinistra del fiume Po, con affaccio principale rivolto verso il fiume. Era costituita da una torre che racchiudeva il vano scala, da un corpo centrale organizzato su quattro piani e da un avancorpo dove si trovavano la sala per il gioco del pallamaglio al piano terra e la sala di rappresentanza al piano superiore. Il secondo modello riporta il primo cantiere di ampliamento risalente agli anni 20 del XVII secolo. Maria Cristina di Francia riceve il casino fluviale in dono di nozze e inizia la trasformazione in Maison de Plaisance. Il progetto venne affidato a Carlo di Castellamonte, che raddoppia la struttura esistente e inserisce all'estremità due torri con tetto a padiglione. I tetti vengono realizzati alla francese, con falde in ardesia fortemente inclinate. Il terzo modello riporta le modifiche realizzate da Amedeo di Castellamonte, figlio di Carlo, negli anni 40 del XVII secolo. In questa fase vengono costruite due torri uguali a quelle che concludono il fronte sul fiume, ma più basse di un piano per amplificare l'effetto prospettico. Queste nuove torri sono collegate al corpo centrale da due portici terrazzati. Verso la città, un'esedra porticata chiude il cortile d'onore en forme de théâtre. Nel quarto modello ritroviamo la trasformazione degli anni 50 del 1800 ad opera di Luigi Tonta e Domenico Ferri. Con i lavori ottocenteschi, l'affaccio principale del castello diventa quello verso la città. Viene demolita l'esedra porticata e a suo posto si costruiscono due avancorpi terrazzati verso la città e una cancellata, qui non rappresentata, che chiude il cortile d'onore. Inoltre, i portici terrazzati di collegamento tra le torri vengono sostituiti da due maniche a due piani. Questa è la configurazione con cui tutt'oggi si presenta il Castello del Valentino.